detto così? Sei tu, quello era un giorno speciale, poi ne parleremo. Dobbiamo parlarne? Dobbiamo parlarne perché hai scritto un libro in cui racconti un sacco di cose. Non è che l'ho scritto io. No, l'hai scritto con un giornalista bravissimo, sì. Ma racconta un sacco di te. Tu sei super diciamo riservato che... di solito. Io molto riservato, anche perché poi in 25 anni non mi piaceva fare tante interviste a me. Però questo parla un po' della mia vita privata, quello che tutta la gente non ha mai saputo di me. Perciò sono due cose diverse, il calciatore e l'uomo, Francesco. Quindi oggi noi raccontiamo l'uomo. Sei pronto? È lunga, eh? È lunga. L'uomo, il campione, il papà, ma anche il calciatore. 250 gol in Serie A, giusto? Ti sei informata? 250. 25 anni con la stessa maglia. Ok. Qualche altro... cosa da ricordare? I numeri sono tanti. I numeri, dimmene un altro. Dimmi tu. 16 anni con Ilary Blasi. Questi sono tanti. Cioè, devo superare i 25? No, ci devi passare tutta la vita. Tutta la vita con Ilary. Allora, cominciamo raccontando il campione, la leggenda, l'eroe, Totti. Appena sentivo il rumore del pallone, chiudevo il libro e dicevo, ho studiato, ho fatto, scendevo, la mia passione era... È la vocazione, dai. Era il destino, sì. Noi due non ci parliamo. Non servono spiegazioni né giri di parole per capire che questo amore non finirà mai. È la storia di un capitano e della sua gente, di quei colori e una maglia che lui, più di chiunque altro, ha onorato e reso eterna come questa città. Perché se dici Roma, pensi subito a Francesco Totti, al calcio, quello bello di una volta, quello dei veri numeri 10, di un fenomeno che ci invidia tutto il mondo. Quando ci vuoi, ci vuoi. Io bravo, immagina a me una Roma senza Francesco. Me passi non c'è che a me, bravo. Francesco, cognome, fisico, per Totti, nato pazzesco. Sì. E fa palla la salve, ma che stile romanesco. Per prendere Roma regna quando che la palla tocca. Ma tu finte ti rassegna, poi sei metterti in bocca. Che forza, che gran classe, gli bastano tu mosse. La firma proprio da bambino. È il re di Roma da quando era solo un ragazzino. Perché se in 25 stagioni sbriciola ogni record del club, non può non essere così. Poteva andare in qualsiasi squadra, al Milan di Berlusconi, alla Real Madrid, al Galaxy. Poteva vincere tutto, ma la risposta è sempre stata questa. Tanti ci sono stati, però ho un contratto con la Roma e intendo rispettarlo. Il mio sogno l'ho realizzato e sono contento per questo che è successo. Com'è questo scudetto della Roma? È pesantissimo perché levaglielo ai cugini, penso una soddisfazione immensa. Le immagini della sua ultima partita ci dicono che questo è l'amore vero, quello limpido, puro, genuino, incondizionato, nato tra il simbolo di uno sport che non esiste più e un mondo che di fronte al bello ha ancora voglia di emozionarsi. È per questo che quella fascia, l'imperatore di Roma, deve continuare a indossarla, perché è grazie a lui che siamo tutti tornati un po' bambini, da quando anche noi correvamo dietro a un pallone e al sogno di una vita. Ecco perché anche oggi di capitano ce n'è uno solo, Francesco Totti, è per sempre. Sapete qual è il mio giocatore preferito? Il pallone. Smetterò di emozionarti con i piedi, ma il mio cuore sarà sempre lì con voi. Vi amo.
Oh? Eh? Inizi così? No, io mi sono commossa quando è successo, mi ricommuovo ogni volta che le vedo queste immagini, sono molto forti. Diciamo che è un giorno differente da tutti i 25 anni che ho trascorso. Si racchiude una cosa mia personale che ho sempre voluto far felice un popolo romanista, cioè onorarli nel migliore dei modi sia in Italia che in Europa, e ho cercato in tutti i modi di farli felice. E certo, per me la responsabilità era doppia, perché essere romano, romanista, avere la fascia di capitano, indossare la maglia numero 10, la responsabilità aumentava. Però essendo romano avevo la fortuna di conoscere tante cose in più rispetto agli altri. Tu praticamente sei entrato bambino alla Roma e sei uscito che sei un uomo. Sì, diciamo che sono entrato nella Roma, avevo 12 anni e ho finito a 40, diciamo. Spero di non finire ancora, però... Adesso sei dirigente. Però calcisticamente sì, ho fatto questi 28 anni d'amore, di passione, perché per me era per me è stato il trofeo più bello che abbiamo vinto, perché rimanere con un'unica maglia che ho sempre tifato è stato il mio vanto. Perciò è il trofeo più bello. È banale dirlo, però sarò pure matto, però i colori della Roma per me sono troppo, troppo sentiti, nella mia seconda pelle. Tu hai iniziato a muovere i primi passetti, diciamo, con il pallone, che avevi 8 mesi. Sì, ero a Porto San Giorgio e non c'era neanche la sabbia là, sinceramente. C'erano tutti sassolini e sassi grandi, perciò era difficile rimanere in piedi. Invece io, non chiedere a me come ho fatto, camminavo piano piano con la palla vicino, perché il mio peluche era la palla. Era. Ci dormivi pure? Sì. Ancora adesso dormi con la palla in mezzo tra te e Hilary. Allora, lei sarebbe contenta, eh? Almeno sta un po' distante. Questa è una foto molto bella. Mamma, papà, tuo fratello Riccardo e Francesco. Voi eravate in vacanza e papà è stato il primo a riconoscere il tuo talento. Sì, diciamo di sì, ma lui non è che mi ha fatto mai un complimento. Neanche, no, era proprio avaro, no, di complimenti. No, proprio, anzi, mi bastonava sempre, diceva sei una pippa, sei una sega, non sei capace. Pure quando facevo 2 gol, dice no, dovevi fare 4. Cioè, mai zero. Fino a 40 anni, neanche l'ultimo giorno, niente. Niente, mai un complimento. Però adesso mi dice, però me manchi, non ti vedo più. È vero, giuro. Forse è stata quella la fortuna mia. La sua. Di avere la... loro mi hanno insegnato tantissimo, i valori, il rispetto. Qual è il valore più importante che ti ha insegnato il papà? Portare rispetto alle persone più grandi, a essere sempre me stesso, l'educazione, penso a quello, sono i valori che si insegnano ai propri figli. E mamma Fiorella studiava le lezioni per accompagnarti, poi tu ti allenavi, lei si studiava a memoria le lezioni, cosa faceva? Eravamo in macchina dopo gli allenamenti, perché io abitavo in una zona e dovevo fare 80 chilometri per tutti allenarmi. I giorni 80 chilometri? Andate e ritorno, perché lei mi veniva a prendere a scuola alle 2, mi allenavo alle 3, poi finito gli allenamenti tornavo a casa e studiavo tra le 6 e le 7. Studiavo in modo da dire, perché poi ogni tanto la stanchezza mi buttava giù la testa. Però diciamo che mi ha aiutato in tutto. Eri bravo a scuola? Ma andavo. Andavi nel senso che ti presentavi? Il 6 semplice. So che ci sei molto rimasto male, soprattutto per la mamma, quando ti hanno bocciato in terza media. Sì, mi hanno bocciato all'esame di terza media, che una volta che ti ammettono, in genere dovresti essere promosso, no?
Invece l'insegnante di inglese e di musica si erano opposti perché io con altri 4-5 alunni che giocavamo a calcio dovevamo fare verso maggio una gita scolastica e purtroppo non l'hanno fatta perché non avevano un numero adatto per partire e noi dovevamo fare le finali regionali con la Roma e loro con altre squadre e alla fine abbiamo fatto queste finali e non siamo partiti con la scuola e nessuno è partito e mi hanno detto allora porta questo agli esami, io ho portato questo e mi hanno chiesto tutt'altro. Ah, che carini! Ma sei migliorato in inglese e musica poi negli anni? Beh, musica col flauto è facile. Col flauto? In inglese un po' meno. Lo capisco, però no, non è che lo parlo benissimo. Tuo figlio lo parla benissimo l'inglese. Cristi, abbiamo visto. Diciamo, quella è stata una grande idea di Ilari, perché io inizialmente volevo mandarli a scuola italiana. E lei invece si era impuntata che la scuola americana era il valore aggiunto per un giovane, per un bambino. E infatti adesso la ringrazio per sempre perché è una cosa veramente importante l'inglese. È vero, un regalo. Tutto l'italiano, ma anche l'inglese. Comunque, si apre il mondo, diciamo. Anche perché tu volevi fare il benzinaio. Io sì, volevo fare il benzinaio. E l'inglese ti serviva poi se venivano dei clienti stranieri, no? Ma tanto basta devi mettere e prendere, perciò... Ma tu sai perché volevo fare il benzinaio? Ma infatti perché volevi fare il benzinaio? Allora, volevo fare il benzinaio. Uno, per l'odore della benzina. Come Maria De Filippi. Sì. Anche a lei piaceva l'odore della benzina. Io impazzisco. E due... Sappiamo della benzina? No, no. No, lascia vedere. E due, perché quando aprivo il portafoglio era... Hai visto quanti soldi c'avevo? Pieno di soldi. Allora, da grande farò il benzinaio, almeno... E mio padre diceva, sì, poi quando crescerai capirai... Infatti ho capito. Hai capito? E hai fatto il calciatore. E un giorno nel libro racconti che c'è una foto significativa. Tu eri vestito di giallo, è un bambino prima elementare, aula Nervi in Vaticano, c'è la tua mamma lì con te e questo è Papa Giovanni Paolo II. Sì. Che cosa succede quel giorno? Succede che c'è l'udienza del Papa, ci sono quasi tutte le scuole di Roma. E niente, passando saluta, fa la benedizione a tutti, arriva 2-3 metri più avanti, si blocca, aspetta un secondo, ritorna indietro, mi prende così la testa e mi bacia in fronte. Vero, non mi sono inventato niente. No, ci credo. E tua mamma dice quello è stato guarda, un guarda bacio. Che sorriso che c'è, tua mamma madre era è credente donna... proprio a livelli stratosferici. Era la donna. Ma forse se fosse stato il destino, non so. Sicuramente mi ha dato qualcosa in più. Ma io anche sono credente, perciò bello, ci credo a queste cose. Non so, forse sicuramente è una fortuna. Davvero, perché poi però l'importante è la salute, quella è la cosa più importante. Poi il resto viene da sé. La cosa che mi colpisce tantissimo è che tu sei un campione a dei livelli, conosciuto in tutto il mondo, amatissimo, e sei il ragazzo, dico ragazzo perché sei un ragazzo, più semplice e umile del mondo. È una cosa... Cioè tu sei... Gli altri sono... Non tutti i calciatori sono così, cioè tutti i campioni. Tu sei proprio uno di famiglia, un fratello, un cugino, un parente. Qua. No, parlo bene, veramente lo dico col cuore, no, davvero. Scherzo. Cioè sei proprio uno... Questi, come dicevo prima, gli insegnamenti della famiglia sono la cosa più importante. Sono rimasto sempre così, con i piedi per terra. Da piccolo però facevi un sacco di marachelle, nel senso che tu facevi gli scherzi al citofono. Ai campanelli. E ti fingevi chi? Jerry Scotti. Jerry Scotti? Cioè, ma perché Jerry Scotti? Diciamo che prima era diversa, c'era più la vita di strada, c'erano più divertimenti. Adesso ormai con questi social, telefonini, computer, non c'è più dialogo, non c'è più niente. Prima diciamo che i ragazzi di strada si divertivano più, nascevano per strada.
E noi, con la mia comitiva, diciamo, ristretta, eravamo 4-5 ragazzini, con Angelo, Giancarlo, andavamo ai campanelli, suonavamo, dicevamo, perché c'erano tutte queste pubblicità prima, no? Tutte queste trasmissioni, dicevano, chi è? È Gerry Scotti, che gli serve qualcosa? Ma forse è sbagliato, e scappavamo. E andavamo a altri campanelli, queste cavolate qua facevano. Gerry Scotti, che poi nel tuo destino... Brava. C'entra Gerry Scotti, brava, perché è proprio nel programma di Gerry Scotti che incontri tutto il destino, tutto, vedi, il tuo destino. Però alla fine tutto gira intorno a lei. Tutto gira intorno a lei e io c'ero, perché c'ero anch'io, perché con lei io, quando tu hai guardato quella puntata. Allora. Bella, eh? Che belli, eh? Oh, bella. Beh, bella, lei è bellissima, però siete proprio una bella coppia, proprio... Proprio belli. Tu sai qualcosa? In che senso? Ne sai qualcosa tu? Io ne so qualcosa. Tu la conosci bene? Io la conosco, so tante cose che non posso rivelare, ovviamente. Vabbè, qui davanti, da guarda un po'. Neanche voglio sapere. Non voglio sapere, nemmeno io, non me le ricordo neanche più. Però so che le fai un sacco di scherzi. Tipo, lei? Ma dipende. Quali scherzi? No, tipo, lei ti chiede che ore sono. E io rispondo. No. Vabbè, ma... Ed è un'altra ora! Se ne dice ore sono, ecco. Tu ti inventi l'ora. 4:30. Ma infatti... 4:25, guarda, che cambia. No, tu le dici tipo l'una e un quarto. No. Perché c'è il fuso orario, cioè, no? Sì, c'è il fuso... No. Sai, Ilaria è un po' testarda su queste cose. 16 anni insieme. Sì. Dal 2000... Dal 2005 vi siete sposati? 2001. Quindi 17 anni, Francesco. Sì. Mi ha sbagliato i conti, 17. Vabbè, anni. Marzo, diciamo, scavallato 2001. Diciamo. Sei pronto? 16-17, dai, andiamo verso il 17. Pronto? Pronto a vedere una cosa? Ah, sì. Ho preparato un bellissimo regalo. Sì. Ti fa piacere? Guarda. A casa tua faccio così. Quando faccio una cosa so perché la faccio. Cerco di arrivare fino in fondo. L'emozione che scorre nelle vene di Francesco Totti la vedi, la senti lungo tutta la sua vita. Ed è quella che trasformerà il bambino di Via Vetulonia, che sognava di fare il benzinaio, in un campione in campo e soprattutto nella vita. Timido, ma con una grinta da leone, ha solo 5 anni quando papà Enzo lo incoraggia a giocare con i ragazzi più grandi. E certo non avrebbe mai immaginato di diventare un giorno il grande Francesco Totti One Man Show. Francesco Totti! Sera. Ma che stanno i sorci, tutte le cose, il sotto tornato? Noi la vita la usiamo in tutti i posti. Se il campione è diventato una star, l'uomo più privato, quello meno conosciuto al grande pubblico, ha saputo realizzare il sogno importante di una famiglia come la sua. Non è un traguardo da tutti. Anche se il tempo passa. Ilary Blasi è la donna che gli ha cambiato la vita. Due caratteri che si completano in un amore che resiste al tempo, fatto di momenti indimenticabili. Non l'ho mai persa. La mia donna ideale, prima di tutto, deve essere semplice, deve starmi vicino. Penso che questo è tutto ciò che ha mia moglie. Il pub di Roma, dove si incontrano per la prima volta, e poi la gioia di vederla in tribuna il 10 marzo di 16 anni fa, quando tutto comincia, quando quella ragazza definita da Francesco diversa da tutte, unica, diventa per sempre la sua compagna di vita. Si sposano il 19 giugno del 2005 nella loro città, Roma, mentre Ilary aspetta già il primo figlio, Christian, oggi tredicenne, che coltiva come il papà il sogno di diventare calciatore. Due anni dopo nasce Chanel e poi la piccola Isabel, che oggi ha 2 anni. Campione, sempre, anche con i suoi figli. Un padre presente e attento, che accompagna di persona Christian agli allenamenti e Chanel a danza, che gli aiuta con i compiti e cerca ogni giorno di insegnargli a restare con i piedi per terra. Perché è questo che ha reso sia il campione che l'uomo un vincente.
mi ti fai emozionare prima o poi, no? Vabbè. Speriamo che finisca subito sto. Io è lunga, cosa è lunga? Eravamo giovani qua, Voi, tu appena l'hai vista, lo racconti nel libro, è stato un colpo di fulmine. Io l'ho vista, la vidi in televisione quando faceva la letterina, quando facevate le letterine. E appena la vidi, dissi al mio amico, lei diventerà mia moglie. Sono pazzo di lei, ho detto. Anche perché poi diciamo che inizialmente era un po' diversa, eh? Non era così bella prima. Come non era? Era un po' paffinella, era un po' diversa, diciamo. L'ho fatta diventare più bella. Ma senti, la base era meravigliosa. No, sempre stata. Se ti senti. No, intanto gli ripeto pure. Ah, benissimo. A me così lo sanno tutti. No? Cioè era più cicciottella. No, ma anch'io ero più cicciottella. Anch'io, tutti. No, ma era sempre stata bella. Comunque l'amore migliora. Brava. Ti piace? E sta migliorando ancora di più. Perfetto. Con la nascita dei bambini ancora migliora ancora di più. E migliorerà ancora di più. Non vuol dire che ci saranno altri bambini. Perché tu ne vuoi 5. Io ho detto 5 una volta. 5. E lei mi ha preso per pazzo. Però man mano ce la porto, piano piano. E secondo me tu ce la fai, te lo dico io. Tu ce la farai. Devo trovare il momento giusto. Perché lei dice, ma che sei matto? No, no. Poi ci stanno quelle settimane che è un po'... C'è la luna... Quella ce l'abbiamo tutti. Però... ma il momento giusto la devo colpire bene. Devo essere bravo. Beh, ma come non... fai i gol tu? No, vabbè. Non in quel senso, però stai lì vicino, capito? Capire qual è la settimana giusta, che è propensa, che ha buone prospettive. Usciamo dall'ovulazione, ecco. Tu guardi la TV, la vedi e dici la voglio sposare. E come ti ingegni? Mi ingegno perché in quella serata c'è un mio amico che conosce la sorella, Silvia, e casualmente Silvia era dentro casa mia, stava lì insieme ad altri amici. Guarda, qui c'è la sorella di Ilari, te la presento, vediamo quello che può succedere. Ma ha presentato tutto quanto, mi ha detto guarda, però è fidanzata. Eh sì. Vabbè, adesso è fidanzata, poi più là si vedrà. Vabbè, però un giorno te la farò conoscere. E grazie a lei che ho avuto la possibilità di conoscerla. Primo incontro, dove eravate? Un incontro era un pub a Roma. Giornata particolarissima perché ha perso subito il telefonino lei, ancora io dovevo arrivare, lei era lì a questo pub, nera, cavolata nera, nervosa, perché aveva perso il telefonino, gli hanno rubato il telefonino, piacere, durano 30 secondi, non di più, e poi è andata via con la sorella. Cioè non ti ha filato di pezza? Niente, zero. E tu? Me ne sono andato. Però eri sempre più... No, vabbè, poi il giorno dopo, tramite il mio amico, gli ho chiesto il numero se era possibile e abbiamo cominciato a scriverci, ma niente di che, proprio... Zero. Lei proprio ligia. Ligia. Fino a che precisa, non... Precisa, perché poi era fidanzata lei. Fino a che non arriva un invito speciale, un invito a una partita... Ed era questa partita il 10 marzo del 2002. Sì. Giusto? Però anche lì, prima di questo, c'è un piccolo pasticcio. Quindi tu inviti Ilari. Io invito Ilari la settimana prima perché lei ogni tanto faceva avanti e dietro Roma-Milano. La invito. Io ho detto, mi farebbe piacere se venissi a vedere la partita. Il derby, sempre una partita un po' particolare. E ha detto, mi farebbe piacere, se ci sto vengo. Va bene, ci mettiamo d'accordo, tutto quanto, mi dà l'ok. Il sabato sera mi chiama Silvia, mi scrive Silvia, c'è un problema. Dopo che è successo? E tu Ilari forse non può venire più. Gelo. Io ero di dire a Trigoria.
torno, faccio un passo indietro. Il martedì mi incontro con Angelo e Giancarlo e gli dico: devo fare una maglia speciale per Ilari, all'insaputa di nessuno. Ho detto: chi ci scrivo? Io ancora devo uscirci con lei, ancora non c'è stato mai niente, un bacio, niente, proprio zero. Sei unica, ti amo. Sono uscite 100.000 frasi e ho pensato, alla fine abbiamo pensato che questa fosse la scritta migliore. Sei unica. Sei unica. Però non è detto che io la potevo far vedere, perché se non avessi fatto gol non l'avrei fatta vedere, era impossibile. Perciò è una partita un po' diversa da tutte le altre, dovevo impegnarmi ancora di più. Sì. Avevo una responsabilità doppia. Diciamo che il sabato Silvia viene a Trigoria per prendere i biglietti, dice: guarda, Ilari non può più venire, non dormo tutta la notte. Prima del derby? Sì. Già non dormivo per il derby, perché era una partita diversa. Più si è accentuata questa cosa e ho detto: è destino che non la devo conoscere, che non mi ci metterò mai. Scrivo a Angelo, a Giancarlo, messaggi, che faccio, come faccio, come... E niente, non si può fare niente. Ormai è passata. Il treno, passa una volta sola il treno. Mezzogiorno e mezza, e scrivo un messaggio, non glielo scrivo, che faccio? E scrivo: ciao, come stai? Che lei è zero, proprio morta. Cioè, non mi ha cercato... scritto niente, però. Ciao, come stai? Niente. Luna e mezza, io pranzo col telefonino, niente. No, vabbè, ma mi vengo a piangere. No, vabbè. 1:45 mi scrive: sto sul treno. Tu forse hai sbagliato messaggio. E ho detto: che significa stare sul treno? E mi scrive: sto venendo a vedere la partita. Io stavo sdraiato sul letto, in camera. Non so come ho fatto a alzarmi in piedi sul letto, sto un pavo sul letto come visto, i ragazzini che saltano. Sembravo stupido proprio, tutti e per tutti. E niente, ho cominciato a messaggiare, ho cominciato a chiamare Silvia, a Giancarlo, tutto contento, come se, non so, avessi visto la Madonna. E niente, poi ho detto: vabbè, ci vediamo dopo. Tutto contento io. Vabbè, diciamo che poi il mio amico andava a prenderla, è venuto allo stadio. Cioè, lei e il calcio sono due cose opposte proprio, non c'entrano proprio niente. Niente, stavo là in tribuna, poi fortunatamente faccio una delle mie migliori partite in questi 25 anni di carriera. Tra l'altro alla fine faccio uno dei miei gol più belli e il destino ha voluto che io alzassi la maglietta e le dedicassi questa scritta che per me è lei. È lei in tutto e per tutto, sia esteticamente che... come mamma, come persona, come tutto. Che veramente chi la conosce è una persona diversa. No, è vero. No. Che bello che ti emozioni parlando di lei. Vabbè, è sempre una cosa che esce da dentro, no? Cioè, dopo 16 anni questo, potrei stare qua a dire: sì, va bene, tutto bene. Invece no, migliora sempre di più. Quella che mi fa emozionare. Sei un po' geloso tu? Ma diciamo, prima ero molto di più. Non possessivo, ma geloso. Però poi, andando avanti col tempo... Beh, se non fossi innamorato non sarei geloso. Cioè, gelosia al punto giusto. Certo, se gira... esce fuori dal binario... A casa, cioè tu, insomma, tu ti definisci un ragazzo all'antico e lei una ragazza moderna. No, ma più che altro è giusto che lei faccia sia indipendente, da gli piace fare quello che ha sempre voluto, il suo lavoro è giusto così.
ma io lavoravo a casa perché lavoravo vicino, perché poi le faceva Roma-Milano, tutto quanto. Io partivo ritiro, ci vedevamo quasi due volte a settimana, tre volte a settimana. Ho fatto, poi c'è stata la nascita di Cristian, poi Chanel, tutto quanto. Mi avrebbe fatto piacere che eravamo più vicini, ma poi alla fine lavoravo una volta a settimana, due volte a settimana, e cinque stava con me, perciò andava bene. Era quello, diciamo, la gelosia più che altro, non per il lavoro, ci mancherebbe altro. Ma lei è gelosa invece? Lei è più gelosa di me, lei non lo dice, ma lei è più gelosa di me. Lei non lo dice? Lei è paraventa. Ah, cioè lei è più gelosa di te? Sicuro. Però non lo ammette. Anche secondo me, cara Hilary Blasi. Furbetta lei. Il giorno del matrimonio, 19 giugno del 2005. La proposta com'è che gliel'hai fatta tu? Io cioè in modo classico o...? No, classico. L'ho portata a un ristorante a Santa Severa, era di lunedì sera, chiuso, già messo d'accordo col proprietario e tutto quanto. Lei dice, ma fino laggiù dobbiamo arrivare. Ho detto, vabbè, andiamo giù, tanto siamo da soli, facciamo una passeggiata al mare. No, ma va, andiamo qua vicino. Ti senti? Tanto la porto io la macchina, perciò te porto laggiù. Lei vuole star comoda, sì, Hilary, sì, sempre. E le piace star comoda. E niente, la porto giù. Arriviamo alle 8:30 dell'inverno, tutto buio. Ho detto, ma ammazza. Lei ha detto, e adesso? Come ci fa? Adesso, ti avevo detto, fino a qua giù, e mo è chiuso, come facciamo? E poi ritornava a Roma e io ho detto, che fai? E si è chiuso. Comincia, vedi sempre, mi devi ascoltare. Vabbè, fatto sta, ho detto, scusa, andiamo a vedere, si è aperto. Ma è chiuso, vedi, tutto buio. Ha aperto lo sportello, appena apre lo sportello la macchina, parte la canzone, che dentro c'era mini piano bar, questo ragazzo che suonava. Che canzone? Di Celentano, la canzone di Celentano che lei... Ci siamo conosciuti con quella canzone, diciamo. E qual è la canzone? La sai? No. Neanch'io. Come, neanche tu? Ma non è vero! Ma non ti voglio far cantare! No, io te conosco. Ma il titolo? No. Ma il titolo? Non lo so. No, nemmeno io. E c'è una canzone di Celentano. La canzone Celentano, dove ci siamo conosciuti in quella canzone, non ti dico il nome. L'emozione. Ah, allora sai. L'emozione non ha voce, io non. È quella. È come se parlassi con Hilary, con te. Ma ti conosco. E niente, è partita questa canzone, lei mi ha guardato, sterrefatta, diciamo, che è successo? E poi entrava dentro, c'erano tutti questi pedali rosa che la portavano al tavolo, tavolo quadrato, eravamo io e lei soli, questa musica tutto... Vabbè, una cosa normale, non è che... Bella! Però è bello sentirla raccontare. No, è stata carina, sì. E lei ha detto? No, mica subito, ho chiesto, stai a cena, tutto quanto, e poi a metà serata ho chiesto se mi sposavo. Non è che ci ha pensato due volte. Ha detto subito. No, ci ha pensato. Ci ha pensato. M'ha guardato, m'ha riguardato. Anche perché eravate in tre. Sì. Noi, io sapevo che eravamo in tre. L'altri ancora non lo sapevano. Perché erano i primi mesi. Diciamo. Erano i primi mesi. Aspettavate Cristian. Diciamo che ci siamo sposati in tre. Nel 2005. Sì, un po' si vedeva il pancino. Sì, era il quinto mese quasi, perciò. Anche perché lei è mingherlina, perciò anche si vedeva la pancia. Qua era uno dei giorni più belli della vita. C'era uno dei miei sogni che avevo nel cassetto. Cioè sposarmi, avere dei figli, avere una famiglia. E ci sono riuscito, perciò è stato un giorno indimenticabile. Fate vedere ai vostri figli le immagini del matrimonio, magari...
raccontate, ti piace raccontare? No, ci piace raccontare, ma fanno tutti da solo, ormai sono tecnologici. Vanno a cercare le informazioni. Sì, tra iPad, computer, telefonini, appena clicchi esce tutto. Che papà sei tu, un papà giocherellone o un papà severo? Entrambi. Tutti e due? Anche se più severa Ilari rispetto a me. Io sono più giocherellone, però momento giusto, bastone fra le ruote io metto. Tu a tuo figlio Christian consiglieresti una carriera come la tua, ipoteticamente? Ma io speravo che facesse un altro sport, sinceramente. Speravo che facesse il tennista. Così un giorno, in futuro, avevo pure un lavoro, lo seguivo, giravo il mondo, che fino ad oggi non è che l'ho potuto girare più di tanto. Però lui ha questa passione per il calcio e lo faccio divertire, perché si diverte, è innamorato. Finché gli piace è giusto che lui faccia quello che vuole. Però... poi se quando arriverà un punto, fortunatamente ha un papà, una persona che ha fatto il calciatore e posso valutarlo realmente di che stoffa è. Io sono crudo sotto certi punti di vista. Perché è un'eredità pesante questo calcio. Sì, non è semplice. Cioè, se mi mettessi nei panni suoi sarebbe una vita un po' diversa, diciamo. Però è un bambino come tutti gli altri, il cognome va messo da parte, si deve divertire, deve pensare che è giovane, ha una vita davanti a sé che può fare qualunque cosa. Poi che c'ha il cognome Totti è un discorso a parte. Però non è perché c'ha il cognome Totti è tutto dovuto, anzi, se deve fare una cosa da 1 a 10, deve fare 11 per guadagnarsela, per come siamo fatti io e Ilari. Perciò passerai bene dell'inferno, Cristian. Tutta la tua famiglia era con te il giorno in cui hai dato l'addio al calcio come calciatore, perché poi sei passato dall'altra parte. E questa è una foto così, eri. Cosa pensavi in quel momento? Qui pensavo di tutto. Di tutto, perché era... cioè, brutto dirlo, ma era la fine di un ciclo. Cioè, alla fine ho pensato, prima di alzarmi da quello scalino, ho detto, è un sogno o realtà? Ho detto, spero che domenica riesca a rimettermi questa stessa maglia. Oppure parlavo tra me e me, dicevo, vabbè, domenica sono squalificato, rientro fra 2 settimane. Cioè, mi davo una forza interiore per mandarmi avanti, perché la fine di un calciatore di 20 anni di storia, diciamo, di passione, sapendo che c'è una fine per il calciatore è tremenda, non è semplice, perché tu hai vissuto sempre facendo sempre le stesse cose, ti svegliavi la mattina, andavi a fare allenamento, pranzavi con la squadra, avevi dei ritmi diversi, avevi delle responsabilità diverse, perciò sei nato per fare quella cosa, e quando non ce l'hai più sotto mano cambia tutto. Però fortunatamente ho avuto tutta la famiglia vicino, ho avuto gli amici vicino e tuttora sono nella società, perciò sono rimasto in quell'ambiente, anche perché il lavoro mio è quello, cioè il calcio, non posso fare nient'altro. Era la mia passione, il mio amore, e riesco a dare il massimo, il meglio di me in quel contesto. Perciò, diciamo, ho dei ricordi belli e brutti, perché poi nel calcio ci sono ricordi belli e brutti, infortuni, divertimenti, brutti ricordi, perciò diciamo racchiude un po' tutta la storia quella foto. Stare qua a dire quello che pensavo, ti dico, orario sbagliato pure a te dopo.
è lunga, è lunga. Però questa è una delle foto più belle che abbia mai visto. Cioè, speravo che non arrivasse mai, però immagino. C'è sempre la fine. È anche accettarlo e ricominciare, perché si rischia veramente di... Purtroppo... Sentire proprio la mancanza di... La mancanza manca, ci sarà sempre. Però c'è anche l'età. Devi pensare che c'è una fine, c'è un inizio e una fine. Cioè mentalmente di essere consapevole di questo. Il calciatore è questo, 10, 15, 20 anni massimo. E tu hai fatto una carriera straordinaria. Ho fatto pure di più, diciamo. Il primo giorno dall'altra parte com'è stato? Primo giorno in giacca e cravatta, quindi no, non più con i pantaloncini. Tuttora non me la metto la cravatta, perché sennò mi sento già vecchio. Ma stai benissimo? Giacca, no, vabbè, giacca sì. Però il primo giorno, pensa, diciamo da una cosa brutta, di smettere, ho avuto la fortuna di fare, dopo 25 anni, 3 mesi di vacanza, tutti insieme con la mia famiglia. E fortunatamente ho avuto la possibilità di godermi Isabel, perché Christian Chanel, col fatto che andavo in ritiro tutti gli anni, non me li sono mai goduti realmente, cioè quotidianamente. E Isabel me la sono goduto tutti i giorni. Diciamo che da una cosa brutta è stata una cosa bella. E sono innamorato pazzo tutti e tre, perché Joaquin mi tocca. Però lei è una cosa un po' diversa, perché poi dopo 10 anni ricominci, pannolini, pappette, quello, quell'altro. E diciamo che è stata una cosa ancora più positiva. E 3 mesi stupendi, passati. E tutti e 5. Se lo sapevo smettevo prima, guarda. Sì, perché tu hai fatto i figli molto giovane, poi adesso in età un po' più matura. Sì, mi ha aspettato un po'. Non sono riuscito a trovare il momento giusto. In 10 anni. Adesso farei prima. No, adesso stiamo stand by. Signore, mettetevi il cuore in pace, ok? Mi vogliono sapere. È una famiglia bellissima, veramente. Ma diciamo che c'è rispetto reciproco. E poi l'amore per i figli, quello non sto qua a dire, tante persone lo sanno come me. Mamma e papà per i figli cosa farebbero? Perciò non devo spiegare niente a nessuno. Definiamo in una parola tutta la tua vita finora. Se potessi scegliere una parola, una frase. Io? Tu. Beh, più facile me lo dicessi tu. Una frase tipo... Cioè, come possiamo descriverli questi 40 anni? 40 anni... Un aggettivo. Io ce l'ho. Ce l'hai? Unici. È iniziato con unica. 40 anni unici, è bello. 40 anni unici. Per me sì. Poi non so per gli altri. Però diciamo che mi sono goduti. Adesso siamo in discesa, eh? Ma che discesa, Francesco? Il giro di boa ho fatto. Non ha il fatto il giro di boa. I 40 anni sono i nuovi 30. Sì? Eh sì, e per te è iniziata la nuova vita, la tua seconda vita. Vado al contrario. La super protagonista. Vedrai. Grazie Francesco. Grazie mille davvero.